Buongiorno Italia, oggi è mercoledì 26 dicembre e sapete che il 26 dicembre è Santo Stefano e quindi noi festeggiamo questo grande santo martire, è stato il primo martire ad aver dato e offerto la vita per diffondere il Vangelo. La festa di Santo Stefano è stata istituita ufficialmente dallo Stato nel 1949 perché per allungare le feste natalizie. Oggi a Genga, in provincia di Ancona, e fino al 6 gennaio potete ammirare il presepe vivente più grande del mondo, per estensione intendo, il quale si sviluppa nella meravigliosa e suggestiva cornice della Gola dei Frasassi e vede la partecipazione, pensate un po', di circa 300 figuranti, tutti impegnati a far rivivere le tradizioni che hanno sostenuto ed animato la vita quotidiana di questo bellissimo territorio. Oggi, a colazione, voglio parlare di torrone. Siete sopravvissuti alle abbuffate di Natale? Oppure avete ancora qualche piccolo spazio per gustare del torrone? Allora, consumatelo a colazione. 100 grammi di torrone da circa 480 calorie, con una percentuale di grassi di circa il 27%. Quindi è un prodotto squisito, ma molto calorico e quindi non abusatene. Il torrone bianco deve le sue origini alla tradizione araba, diffusa in tutti i paesi del Mediterraneo, dove poi si sono sviluppate ognuno tante ricette. In Italia il primo torrone servito al banchetto di nozze tra Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti richiamava la forma del campanile del Duomo di Cremona, che all'epoca era chiamato torrione, e quindi torrione, torrone. Ma già gli antichi latini ne preparavano uno più vicino al croccante, perché mancava della meringa, ancora non avevano scoperto l'impasto per la meringa. I principali ingredienti nella ricetta classica sono le mandorle, come potete ben immaginare, il 50% di zucchero, sciroppo di glucosio, miele, albume d'uovo, ostie e aromi vari. Il torrone bianco può essere di varie tipologie, di varie forme e spessori, diverse l'una dall'altra, ma sempre avvolto dalle ostie, soprattutto per evitare che si appiccichi alle dita. Quando acquistate un torrone industriale o artigianale che sia, leggete sempre le informazioni riportate sulla confezione. Gli ingredienti sono riportati dal più abbondante al meno abbondante. Se le mandorle sono al primo posto, naturalmente le mandorle diventano l'ingrediente più importante in termini di quantità e spesso queste quantità arrivano addirittura al 45%, il che vuol dire che siamo di fronte a un ottimo torrone. Se invece sono le mandorle al secondo posto dopo lo zucchero e la quantità è indicata a meno del 45%, quel torrone non è certo di buona qualità. Più frutta secca è contenuta nel torrone e più sarà friabile e quindi più facile da masticare. Questo lo dico per chi vuole, certamente per chi ha qualche problema di masticazione. Perché sia così, nell'impasto devono essere presenti alcune piccole bolle prodotte da un albume ben montato, grazie a cui il torrone sarà meno pietrificato e quindi più morbido. Il torrone bianco classico ad occhio deve presentarsi compatto e omogeneo. Se al tatto si presenta appiccicoso, può essere indice di cattiva conservazione e quindi vuol dire che il prodotto ha subito sbalzi termici che hanno provocato lo scioglimento dello zucchero. Oppure, per esempio, che la frutta secca contiene troppa umidità, la quale viene trasmessa al torrone e che quindi diventa appiccicoso. In questi casi non comprate quel tipo di torrone. Se scegliete un torrone ricoperto di cioccolata, preferite quelli avvolti nella pellicola trasparente. In questo modo potete certamente verificare che il cioccolato sia lucido, che sia omogeneo, perfettamente integro e privo di quella polverina bianca che è indice di cattiva conservazione. Poi ci sono anche i torroncini, sono come le ciliegie, uno tira l'altro, quindi attenzione a non mangiarne più di tre, facciamo quattro, via!